Partire, ok, ci siamo. Eccoci qua. Allora, come andiamo? Molto bene, tu come stai? A posto, tutto alla grande. Allora, questa situazione italiana, tutto un po' chiuso, in lockdown. Tutto un po' chiuso, poi gli italiani sono bravi, puoi trovare anche per quanto possono escamotage, però Guarda, non è divertente. mi fa impressione perché io vedo magari nelle storie, nei post, eccetera, gente in palestra e dico scusa, perché sta in palestra? No, perché allora, alcuni si sono acchittati nel parcheggio, cioè il parcheggio sotto la palestra, quello al coperto, la palestra ha messo tutti i macchinari sotto e va a fanculo proprio. Vabbè, emuli di Ronnie Coleman quando faceva gli affondi in Texas. Bellissimo. Sì, è una situazione non bella per nessuno, però a volte sento persone che danno sentenze, previsioni. Io penso che sia una cosa molto più grande di me, di sicuro, e penso probabilmente del 99,9% di tutti noi. E quindi possiamo accettarla, ma non abbassare la testa, nel senso se uno è capace, penso troverà il modo di reinventarsi. Poi chiaramente ci sono delle situazioni molto molto pesanti, delle attività colpite in modo forte, però se vale qualcosa viene fuori, dai. Senti, ma tu c'hai atleti adesso che stanno in preparazione, che gareggiano? Sì, non tanti perché molti chiaramente un po' non si riescono a allenare, un po' Certo. avendo il timore di non riuscire a portare a termine una preparazione hanno lasciato, però qualcuno c'è ancora e è anche in forma, diciamo, quindi speriamo di fare bene, però sulle gare ci sono ancora dei punti interrogativi, cioè in teoria ci saranno delle gare, però ci sono delle regioni che sono rosse, quindi non ci si può spostare. Allora sembra che verranno rilasciati inviti per partecipare. A me sembra strano che un invito per una competizione di bodybuilding sia paragonabile a un invito di lavoro o a una condizione di salute precaria che preveda uno spostamento, però Certo. stiamo a vedere. Incrociamo le dita. Speriamo che passi presto, l'unica cosa, perché Lì questa. da voi come le competizioni ci sono? Come funziona? No, nel senso che qua hanno chiuso tutto. Infatti, la Tubrosa ha anticipato il British Grand Prix al giorno prima del lockdown. Quindi l'hanno fatto mercoledì. E adesso in realtà, qua c'è stata la diaspora. Nel senso che tutti gli atleti sono andati in giro per il mondo appena hanno saputo il lockdown. Quindi ci abbiamo un sacco su Dubai, molti stanno in Brasile, molti stanno a Marbella. E quindi sono proprio scappati, hanno accannato valigia e sono andati via. E qua alcune palestre tengono botta, tengono aperto, contro il sistema. È un po' strana la situazione, non te lo so dire. Ci sono stati il primo giorno 100 arresti per palestre che Però sono rimaste aperte. Sì. E c'è un po' di maretta, non si capisce bene com'è. Molti atleti si allenano in palestra, ma non si capisce in che quali dinamiche. Un po' così, però teoricamente è tutto chiuso fino al 2 dicembre. Quindi national ma sì, lockdown. è che nel primo lockdown proprio no, non si poteva uscire. Adesso nelle regioni gialle, arancione, mi sembra, tu puoi uscire, quindi tu fisicamente puoi essere Sì. dentro una palestra. Sì, l'attività deve essere L'attività chiusa. deve essere chiusa, però se tu sei lì dentro, cioè, penso che il proprietario, ad esempio, si possa allenare, penso, senza Assolutamente sì. nessun. Cioè, Sì, tu sì, sì, puoi sì. essere in un posto, non è che non ci puoi essere. No, allora, questa è una cosa che avevo detto anche ai ragazzi, cioè dovete distinguere l'imposizione di chiudere la palestra come attività e la palestra come struttura. La struttura può essere tranquillamente aperta purché l'attività sia chiusa. Quindi sono il proprietario di una palestra, viene la polizia, mi trova che mi allena, mi vuole fare la multa, gli dico guarda, questa è casa mia, cioè è proprietà privata, sto in affitto, o è la mia stessa proprietà, non mi puoi dire assolutamente niente. Sono il proprietario, non mi puoi impedire di stare all'interno della struttura, anche perché magari devo fare una manutenzione, devo controllare una cosa, devo accedere al computer, non lo so, qualsiasi cosa, ma cioè stiamo scherzando che mi fanno problemi. Vabbè, è tosta, speriamo che ecco si risolva presto come situazione. Certo, lo speriamo tutti. Senti Alberto, allora io volevo partire
Visto che hanno fatto anche un po' domande sulla formazione e tutto, volevo partire con un'introduzione sentendo un po' te il tuo background, che mi dicevi prima, hai rischiato di essere naturalizzato americano, praticamente. Sì, adesso è un po' grande, però diciamo, io ho iniziato abbastanza presto proprio per passione. Io ho preso la certificazione ISA nel 99, 1999, quindi proprio agli albori. E poi per un pochino di anni ho fatto sia questo lavoro sia altro, non ero troppo convinto, diciamo. Nel 2008 andai a studiare, no, nel 2007 andai a studiare negli Stati Uniti, in Florida, Orlando, presso il National Personal Training Institute, che ai tempi era l'unica scuola riconosciuta di formazione per personal training, perché c'erano lezioni 5 giorni a settimana, 5 ore al giorno, quindi una cosa abbastanza impegnativa, diciamo strutturata. E quindi dopo presi il diploma in PTI, noi studiavamo sui testi NCA, che sai bene cos'è, e dopo per me fu molto facile prendere anche quella certificazione negli Stati Uniti. E dopo un po' di anni si presentò l'occasione di poter rimanere là con tutto un iter. Sappiamo che è molto difficile stare negli Stati Uniti, non è un caso che la parola green card sia una delle più googolate, però non essendo una società basata sulla filantropia ma sui soldi, un po' tutto è in vendita, quindi un po' per merito, un po' finanziando avvocati, diciamo, ci sarebbe stata l'opportunità concreta di rimanere là. Ero giovane, avevo meno di 30 anni e ho impostato l'attività. Poi sei tornato e ti abbiamo Ho qua con noi. rimpianti ogni giorno, però ogni giorno cerco di fare meglio. Beh, come dicevo, mi sembra che hai fatto abbastanza qua in Italia. Per chi non lo sapesse, io Alberto lo conosco in realtà dai tempi di Bodyweb. Lui scriveva, io leggevo e mi divoravo il suo log, vedevo gli atleti, insomma, tanti bei Adesso nomi. sei di tu a scrivere, io a leggere, però va bene. Beh, certo, tutto mi sono buttato, però no. Per far capire quanto è anche importante, no? Apprendere semplicemente mettendosi là, leggendo e cercando di imparare il più possibile, quanto questi log, queste siano occasioni e siano state occasioni di formazione molto Il importante. bello, secondo me, di quei tempi è che quasi nessuno, sento dire nessuno su tutti i bodyweb, lo faceva proprio per lucro. Cioè c'era molto poco il fatto anche dell'online, del seguire a distanza, del coaching, e quindi la gente scriveva perché era appassionata. Ed era molto bello, e c'erano personaggi, nomi ultra affermanti, cioè Gabriele Trapani, che non ha bisogno di presentazioni, Piero Assolutamente. Nocerino, Aaron Paolo, Paolo Evangelista, che è talmente bravo che io sui articoli non riesco a finirli, perché dopo un quinto dico, va bene, io mi accontento. Dove aver ripreso tutti i libri di analisi, matematica, fisica meccanica, cioè terreno. Bravo lui. Sì, sì, Quindi sì, sì. sono stati momenti che hanno contribuito molto comunque alla formazione. Oggi è molto facile vedere post di 10 secondi su Instagram, dove veramente persone con esperienza molto limitata buttano sentenze. A me viene da sorridere, perché non hanno idea degli scontri che ci furono, verbali, cioè scritti alle 4 di notte. Mi ricordo una volta una discussione con Secarecci, perché io già, lui era Secarecci, non ero nessuno. Perché già io ero affascinato dall'intelligenza di Milo Sarce, e quindi avevo fatto un post su questa cosa qua, sulla sua eteremia, teoria e quant'altro. E Secarecci intervenne e ci fu uno scambio del genere, per dire una cosa reale. Lui, professionista affermato, scrisse perché voleva portare quello che aveva dentro, non per prendere 1.000 like. Questo è bello, era bello. Sì, una cosa che si sta un po' perdendo. Adesso è tutto rivolto un po' al discorso mediatico, al punto che adesso molte persone, molti cosiddetti professionisti hanno come strategia, l'unica cosa che portano è fare dissing e polemica, perché
per poter attirare like, cioè di base rompo il cazzo alla gente. Il problema è che vai a sbattere e dopo devi cancellare i commenti. Sì. Se poi trovi contro qualcuno che sa rispondere, fai delle brutte figure. Cioè, secondo me, per buttarla sulla polemica su base regolare, o è una cultura sconfinata, e poi forse non basta. Vedi Vittorio Sgarbi, no? Che è difficile metterlo in crisi, però anche lui, a forza di insultare, 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 trovi qualcuno che ti sa rispondere. Lo stesso per quello che riguarda le lotte tra i coach, lo screditare coach, non è una cosa nella quale io credo tanto. Poi, sai, privatamente parlando, ognuno ha le sue idee, può scappare la battuta, però io, tra l'altro, non so te, tu sei stato influenzato molto da qualche allenatore, cioè qualcuno che vedi come, o hai visto come riferimento assoluto, come l'hai vissuto? Guarda, difficile dire. Io sono stato molto, essendo partito da Bodyweb, io un po' il punto di riferimento che ho avuto all'inizio è stato Gabriele Trapani. E nel senso, questo approccio molto scientifico e soprattutto l'aspetto del mettersi sempre in discussione. Quindi poi, proprio da là, diciamo, c'è stata una mia evoluzione caratterizzata proprio dal mettermi sempre in discussione. Quindi non c'è stato, sai, dici, quello che ti ha caratterizzato, segui la sua scuola, è stata sempre una continua evoluzione. E mi piace pensare che mi sto ancora evolvendo e soprattutto che sto ancora all'inizio del mio percorso come preparatore, come tecnico e tutto il resto. Quindi in realtà non ho ancora quella solidità da dire questa è un po' la mia scuola, non mi trovo ancora in una mia specifica dimensione. Diciamo che generalmente il punto più importante in assoluto di questi anni e di questa mia esperienza in bodybuilding, eccetera, è stato l'importanza del creare intensità come chiave, e diciamo che da là me l'ha aperta molto Stefano Greco, che è stato mio preparatore 2 o 3 anni fa, e lui mi ha fatto capire proprio questa, provare su pelle questa intensità, perché avendolo a Roma nella stessa palestra mi allenava lui e mi ha fatto Tu provare intensità la intendi come intensità, come effort, come effort. carico, come effort, certo. Entrambi, però in questo caso principalmente l'effort che vai a dare, cioè il concetto che di più non è meglio, ma meglio è meglio. Quindi piuttosto che fare una Certo. serie in più, fai una serie in maniera migliore. E mi ha fatto provare con pelle quanto l'intensità possa essere un driver importante. Per cui alla fine anche tutti i metodi, tutte le scuole e tutto il resto hanno in comune questo discorso di intensità, che purtroppo anche là la cosa che vedo è che si sta un po' perdendo quantomeno in Italia. Cioè io vedo che in Italia c'è sempre questo cercare di lavorare un po' il power building, un po' in buffer, risparmiandosi, facendo 70.000 calcoli sulle percentuali di qua e di là. Secondo me lascia un po' il tempo che trova. E infatti volevo chiederti proprio per questo, perché hai accennato anche a Milosh e tutto il resto, un po' la tua visione dell'allenamento, partiamo con l'allenamento, e la Sì. tua, co come si è evoluta nel corso degli anni, anche in base alle esperienze che hai avuto in America o comunque all'estero e tutto il resto. Ma io non ho avuto un, non sento di aver avuto un maestro, perché non mi sono mai identificato in nessuno, ma perché non mi piace l'idea, no? Se tu ti identifichi in qualcuno, vai a in qualche modo togliere valore a te stesso, no? Infatti è una cosa che non mi piace di tanti coach che vedo, e che propongono pedissequamente gli allenamenti di altri coach. Ok, bravi, però perché devi pagare me, no? Se ti faccio fare le cose donate, vai da là, perché io Certo. la vedo un po' così. Io sono sempre stato affascinato da persone con visione molto, molto ampia. Il mio professore in PTI era classico americano, ultra studioso, ultra fermato, 35 anni, aveva 2 lauree, era l'ex strength coach dei Tampa Bay Buccaneers, squadra NFL, quindi quando parlava di atleti sapeva di cosa parlava, non le gare di condominio. E lui mi ha messo molto in testa l'idea che anche una disciplina come il bodybuilding, dove prevede la forma fisica, l'estetica come finalità ultima, il fatto della performance, della forza, del gesto tecnico sia la base di tutto, un po' come
un effetto collaterale, però la vera base è l'allenamento. Certo. Oltre a questo, negli anni sì, mi sono un pochino evoluto. Mi allaccio un attimo al concetto di intensità, poi andiamo avanti. Sì. Cioè, l'intensità dovrebbe essere la condizione sine qua non di chi si allena in palestra. Invece adesso dobbiamo riportarlo come quasi come un plus, ok? L'intensità in sé non è una tecnica, cioè non c'è niente di magico, non c'è niente di scientifico, cioè è quello che tu metti all'interno della serie, all'interno dell'allenamento, il tuo mindset. Però sento tanti allenatori che parlano solo di intensità, però non vanno ad argomentare, no? Cioè, ok, intensità, ma poi come la strutturi? È un po' come il concetto un'altra domanda che è uscita ieri, della connessione mente-muscolo, okay? Esatto. Che in qualche modo si può rilasciare anche al concetto di intensità. Molti, secondo me, non hanno risultati perché si fermano a pensare a quello che è la connessione mente-muscolo. Cioè, fisiologicamente, lo sappiamo, impulso nervoso, moto neurone, attivazione di fibre, e il muscolo si contrae. Ok, ma se ti fermi lì, come fanno in tanti e calcolano e scrivono e riscrivono e l'iPod, ti fermi. Perché cosa succede? Che tu, quando tu puoi avere la condizione iniziale, da completo davvero ignorante, nel senso buono chiaramente, dove tu non sai che non sai fare una cosa, cioè tu non sei mai stato in palestra e non sai che non sai di cosa si parla. Ok, entri in palestra, ti dicono fai uno squat. Non ti senti strano, allora tu sai che non sai fare una cosa. Ok, prima presa di coscienza. Il passaggio successivo è quello che gli americani chiamano conscious competence, ovvero dove tu alleni un gesto, non so, alleni la panca piana, la fai bene, ti sembra di spingere abbastanza e pensi a quello che stai facendo. Qua secondo me 9,5 persone su 10 si fermano a pensare a quello che stanno facendo. Ma è qui che entra in gioco l'intensità, è qui che c'è la differenza di skills tra i veri avanzati, che sono pochi, e quelli che salivano abbastanza. È quando tu vai a sviluppare l'unconscious competence, cioè tu fai qualcosa, ma non stai pensando, non pensi che la stai facendo. È ovvio che se tu fletti il gomito il bicipite si contrae, ma finché tu pensi a quello ti perdi la parte veramente importante del lavoro. Tu in qualche modo devi diventare quel movimento, e da qui l'importanza della pratica, del ripetere, del fatto che secondo me allenare un muscolo alla settimana è troppo poco. Perché proprio il gesto e la testa abituata a fare certi gesti, cioè tu in qualche modo devi diventare, in quel momento devi diventare quello che fai, allora lo fai produttivo, no? Cioè, Valentino Rossi, se ci guarda da fuori, dice che hai 330 all'ora, frena con la ruota dietro sollevata, dice no, non va bene, non lo faccio. E poi quando lo fa, lui non pensa neanche che sta frenando, lui sa già che dopo la gara, quindi è quello che fa fare la differenza, e secondo me è difficile da tirar fuori se non hai veramente passione in quello che Guarda, fai. mi piace tantissimo quello che dici perché infatti uno dei discorsi che faccio è che nell'apprendimento degli esercizi, allora io distingo sempre esercizio da schema motorio, nel senso l'esercizio è una famiglia di possibili schemi motori, per esempio panca pa piana. Panca piana ci sono 70.000 schemi motori, 70.000 modi in cui puoi fare realmente una panca piana in base a come posizioni le pelvi, in base al setting delle scapole, se c'hai più o meno arco, eccetera, eccetera, il grip, eccetera. Ora, individuato lo schema motorio, il compito dell'atleta è farlo diventare un pattern motorio,
Ossia, proprio il Certo. tuo discorso del non sto pensando com'è il setting scapolare, non sto pensando qual è l'ampiezza del grip, non sto pensando e concentrando sulla connessione, eccetera. Io semplicemente vado, faccio, so esattamente qual è il mio ROM, so esattamente qual è lo schema che io devo fare perché l'ho appreso. Come se ti dico adesso, Alberto, alzati sulla sedia, tu non stai a pensare che muscoli devo far intervenire per alzarmi dalla sedia. Prendo, mi alzo, no? Quello. E questo è sicuramente uno scopo, che è un punto di arrivo a che non si tocca mai realmente dal mio punto di vista, cioè nel senso è sempre un continuo miglioramento, si può sempre migliorare sul discorso dell'intimità che tu vai a creare con certi schemi. Questa è l'idea base del bodybuilding, no? Tu perché hai iniziato a fare bodybuilding? È partito il click quando sono andato in palestra e è partito il click su tanti punti di vista, però io principalmente per l'allenamento. Nel senso che per me, io sono molto animale da palestra, lo dico sempre, più che da palco. Quindi io l'allenamento lo vivo, mi piace spremermi, mi piace creare intensità, mi piace il challenge con me stesso, la sfida con me stesso, le sensazioni che dà e soprattutto il ritrovare una costanza, una progressione, uno schema nel corso degli anni. Quindi quello è un po' il mio driver principale. E quindi una grandissima passione, no? Io ho iniziato un po' per gioco quando ho capito che non ero bravo a fare quello che mi piaceva, nel senso che io giocavo a pallacanestro, ero piuttosto bravo e a 15-16 anni pensavo che sarei arrivato in Serie A e poi dopo sarei potuto rimanere probabilmente in Serie B, quindi bravino, ma non bravissimo. E da un giorno all'altro ero il capitano della squadra juniores, portai la borsa e non presi più in mano una palla da pallacanestro, quando questo sport era stata la mia ragione di vita per i primi 18 anni. Cioè, io andavo male a scuola perché giocavo a pallacanestro, cioè pensa la stupidità, no? E anche questa è una forma d'amore, no? Irrazionale. E ci pensavo ieri sera, ma, cioè, perché comunque 41 anni è un po' che mi alleno. E un po' sono arrivato alla conclusione, pensando a questo post che devo fare con te, quindi un po' c'entri anche tu, perché hai iniziato a fare bodybuilding e l'hai portato avanti? E la mia risposta forse è perché è inutile. E questa inutilità, che tanti la vedono come una cosa brutta, in realtà è uno dei pochi valori aggiunti che noi possiamo avere, no? Perché se non è utile, non serve a niente, no? È un po' come l'amore, se non serve a niente perché non è schiavo di nessuno. E quindi basta a se stesso, no? A te basta andare in palestra, spingere i pesi, sentire pump, poi penso se gareggi bene, se non gareggi lo fai lo stesso, no? E questa è un po' l'idea che mi ha sempre affascinato, no? Una cosa che non ti porta via nessuno, è una cosa bella, bella in sé, il bello non è frivolo, è che il bello ti colpisce, il bello ti può ferire, poi cioè, tu sei passivo di fronte a certi eventi, no? Tu quando stai bene in salute non puoi fare a meno di andare in palestra. Certo. E tutti, quindi tutta questa forza che c'è dietro, sai che tu sia un agonista, che sia un coach, che sia un appassionato, è quella che giorno dopo giorno ti porta ad andare avanti. E io non mi sono mai avvicinato all'agonismo, anche se ho provato, cioè ho fatto tutte le diete possibili, le cose da fare, forse anche perché ho avuto sempre dentro di me un pochino il concetto della misura, ok? Allora uno dirà, ma come parli di amore, parli di misura, no? Non sono due cose che di solito vanno di pari passo. In realtà secondo me, fare le cose secondo misura anche nel bodybuilding è un po' l'unico modo che secondo me ti permette di durare, no? Il fatto di non farsi travolgere a 360 gradi da quello che la realtà agonistica ti può portare a fare, e lo dico con Certo. grande attenzione per tutti gli agonisti miei e non che ho. Tra l'altro, in questo percorso, io ero partito che volevo fare le gare, ebbi una grandissima fortuna.
Provai, cioè, io non sapevo con chi parlare, ma non per supponenza, è che non, poi poche persone mi ispiravano fiducia. Poi iniziai a lavorare con un culturista ancora in attività, molto famoso italiano, che adesso non abita più in Italia, e fu inizialmente la peggiore esperienza della mia vita. La peggiore in assoluto, perché conobbi una persona molto poco preparata tecnicamente, che fece gravissimi errori, completamente assente dal punto di vista umano, quindi un disastro completo. Però col senno di poi fu la cosa migliore che mi potesse accadere. Un po' come è successo a Steve Jobs quando gli hanno diagnosticato il tumore, lui disse tipo: I didn't know what pancreas was, e lui ha il tumore al pancreas. E da lì ha capito un po' il senso della sua vita. Noi non è che vogliamo fare paragoni con questo, ci mancherebbe. Però conoscendo, cioè, trattando certe situazioni, di sicuro ho capito tantissime cose che non andavano fatte. E quindi da lì, Certo. avendo da un'esperienza molto negativa, forse ho iniziato a fare le cose un pochino meglio. A me è sempre piaciuto capire il senso delle cose. Io veramente non sopporto, cioè mi annoia molto quando dicono: e fai così perché è così. Io impazzisco. Piuttosto di che non lo fai. Totalmente d'accordo. Bisogna cercare di argomentare perché per fare allenamento, perché per fare alimentazione. Poi non c'è bisogno di essere degli scienziati per fare questo lavoro, però è un certo grado di apertura mentale che è difficile da trovare nel bodybuilding. Io personalmente traggo molta più ispirazione da tanti personaggi o amici che ho al di fuori del bodybuilding. Perché tu puoi essere bravo e conosciuto in quello che sei, in quello che fai, diciamo, ma tu devi sempre pensare che vivi nel mondo, no? Un individuo da solo non è niente. Quindi chi dice a me piace stare da solo, non li vorrei vedere, perché l'identità è quello che ti danno gli altri, no? Certo. Si chiama carta di identità perché, cioè, te lo dicono gli altri quello che sei, e quindi da solo non vai da nessuna parte. E questa apertura, questa intelligenza di persone in altri ambiti mi ha sempre affascinato moltissimo. Adesso non faccio i cognomi perché non ne hanno bisogno, però non so, Orlando, che è un caro amico, un imprenditore, presidente della multinazionale, Maurizio, il mio caro amico architetto, che è talmente intelligente da risultare schivo delle volte. Enrico, una persona che tutti i giorni salva vite, è in prima linea, medico d'emergenza, e lui mi dice: no, ma tu sei bravo. Io sono bravo perché ti dico che il pollo è meglio del maiale e tu salvi le vite. Giulio, un amico con dottorato in tossicologia, insomma, tanta gente molto brava alla quale io cerco di avvicinarmi per farmi ispirare, capito? Il concetto Bello. dell'ispirazione mi piace tanto. Quando mi dicono mi alleno perché sono motivato, puoi smettere di allenarti. Come dice Elon Musk, hai bisogno di una motivazione per fare qualcosa, non farlo, perché non è parte di te, no? Tu devi essere ispirato a fare una cosa. Assolutamente. Su questo, guarda, il discorso della motivazione è molto, molto profondo, molto profondo. Se vogliamo, quelli che cercano sempre la motivazione, cercano motivazione magari nei video motivazionali, eccetera, è sempre quel qualcosa di labile, no? Magari ti dà quella piccola spinta, però non ti dà veramente, non è il motore. No, perché non sei tu, un po' il discorso che facevamo prima, no? Se tu devi avere un motivo per fare qualcosa, è Certo. come, diciamo, avere qualcosa che serve a qualcos'altro, no? Siamo nella società del consumo, nel bisogno, ma fai una cosa che sia tua, no? Cioè, tu quando abbracci una persona a cui vuoi bene, no? Quando Certo. abbracci un parente, non è che ti serve abbracciare, cioè, tu lo fai, Certo. fatto. Cioè, No, totalmente d'accordo. Senti, la cosa che ti volevo chiedere è questa, tornando al discorso dell'allenamento, hai accennato al fatto di certo. fare una multifrequenza. Diciamo, Sì. tu è molto riduttivo parlare in maniera generale dell'allenamento, però generalmente Alberto Grazia
Qual è la sua filosofia, il suo modo di allenare? Quindi multifrequenza, cioè frequenza di allenamento, volume, importanza del carico. Mi ha detto ispirazione di Milos, quindi probabilmente qualche lavoro anche in giant set, qualcosa del genere. Allora, io ho due figure che mi piacciono molto, 2/3, poi anche un po' di altri ancora. In assoluto mi piacciono moltissimo Milos Sarchev e Mike Ok. Oern, due persone molto, molto controverse. Io non li conosco bene, però penso di essere molto nerd a loro riguardo, quindi qualcosa posso dire. Tutti e due criticati per una serie di motivi, però tutti e due a loro modo, secondo me, hanno portato un grandissimo contributo. Milos per l'intelligenza sconfinata che ha, perché se tu capisci le cose prima degli altri, meriti comunque rispetto. E chi lo critica adesso è perché non sa come lavora adesso. Perché se tu adesso leggi un protocollo di 30 anni fa di Milosevic, dice: però è per forza di 30 anni fa e l'hanno copiato tutti. E tutti quelli che vendono integratori adesso dovrebbero dare un centesimo per ogni barattolo che vendono di pre-during workout, perché l'ha introdotto lui. Sì. Cioè, parliamo di cose un po' grandi. Cioè, andava a chiedere ai medici come la cattivissima insulina funzionasse, faceva le prove su di sé. Non dico di emularlo, però diamo merito a chi ha provato, a chi ha studiato. Allora, lui, dopo diciamo perché. Mike Oher mi piace esageratamente, perché a 51 anni, a parte che secondo me è l'uomo, lo dico dal punto di vista etero chiaramente, l'uomo più bello mai esistito. Lui, ok, sappiamo cosa dice, sappiamo che probabilmente non è così, ma è come ha detto l'altro giorno David Palumbo: who cares? Cioè, a chi interessa Sì, se no, nato, assolutamente. cioè, a 51 anni. 30 anni che per tutti gli anni riesce a scottare più di 600 libbre, cioè è sempre in forma, è sempre. E ha introdotto lui un concetto molto interessante, che poi mi sono un po' ritrovato per quello che mi raccontava il mio professore, del fatto che anche l'estetica è un effetto collaterale della funzionalità. Ok. Anche proprio da un punto di vista di bodybuilding, tu facci caso, tante persone che non sanno posare o che risultano brutte in posa, un po' la mamma li ha fatti storti, okay, ma molte volte non hanno propriocezione, non riescono ad attivare certi muscoli perché non riescono ad allenarli e quindi non riescono ad esibirli. E Certo. questo ci dimostra che la funzionalità è sempre la base. Se tu hai il polpaccio piccolo, magari hai poche fibre, ma probabilmente la caviglia bloccata e non usi la luce quando cammini. Certo. Sono tante cose che concorrono. E Mike Oern ha sempre parlato di questa cosa qua, cioè athletic first, estetica, una conseguenza che poi manipoli con l'alimentazione. Una sua cosa molto bella, che anche ieri è arrivata la domanda, poi dopo parliamo di come faccio l'arrivo. Ieri è arrivata la domanda riguardo all'anti-aging, e lui è il maestro dell'anti-aging. Poi magari qualche ascoltatore punterà il dito sui 191 aminoacidi, ma quello dobbiamo capire che sono alla portata di tutti. È che lui ha capito che in anti-aging, cioè con l'anzianità, invecchiando, cosa succede come prima cosa? C'è una perdita di massa muscolare, avviene una certa resistenza anabolica. Ovvero il corpo riesce in modo meno efficiente ad utilizzare le proteine, gli amminoacidi per sintetizzare proteine muscolari. E c'è, cosa più importante in assoluto, io me ne rendo conto adesso, 41 anni prima non ci sono stato attento, una degenerazione del tessuto connettivo, tendini, ossa e legamenti, ed è quello che realmente rende una persona forte e rende una persona fit. Perché gli adattamenti del connettivo sono solitamente più lenti di quelli muscolari, e se trascurato, quindi lasciato in uno stato di infiammazione cronica, sappiamo che l'infiammazione breve è un processo di recupero, ma cronico è un problema, portano a limitazioni fortissime, perché è per questo che le persone over 40, penso capiterà anche a te, ti dicono: ma di qua, ma di là, non riesco a fare lo squat. Certo.
cose che si, in un qualche modo si riescono e si devono prevenire. Tu come interverresti da questo punto di vista? Una grossa limitazione in questo lo vedo che tu quando vedi persone che non so, non riescono a completare una panca piana o uno squat, un deadlift, cosa fanno? Accorciano range of motion. Certo. Lavorano, girano attorno al problema, lavorano solo nella parte che riescono a fare, però questo produce degli adattamenti ancora più negativi, perché il muscolo probabilmente va incontro anche a contratture che possono divenire croniche. Allora vedi persone già cifotiche, quindi con dei problemi alle spalle, che lo diventano ancora di più, con un trapezio ancora più dominante, centro schiena nullo e dolore alle spalle che rimangono. Quindi sicuramente una rieducazione al movimento, avvalendosi anche del supporto di altri professionisti. Io credo molto nel discorso di team, ma non di bodybuilding team, perché un team di bodybuilding è costituito dal coach e dall'atleta. Punto. L'atleta può avere un team. Il coach può avere molti team, perché può avere molti atleti. Io la vedo così, altri la vedono diversamente. Certo. Però come facciamo a parlare di team? Dove se io ho un ragazzo nei 90 kg e ho un altro ragazzo nei 90 kg, loro sono team? No, loro sono avversari, perché uno arriva primo e Certo. l'altro arriva terzo, quindi loro competono, concorrono tra di loro, quindi non si può parlare di team. Un team sono persone che lavorano tutte verso uno stesso obiettivo. Poi si può andare d'accordo, si può essere quasi amici, dico che i culturisti sono quasi amici, non sono amici, e spesso. E almeno quando gareggiano, però il team è tutto quello che ci gira attorno e io posso dire di avere, o avere no, un po' troppo, essere dentro un team perché lunedì ero da Luca, tu sei di Roma, Lo conosco. ero da Silvestrini Sì, lunedì, sì, sì, ho sì. bisogno di presentazione e io ci vado, io per fortuna ho un cuore perfetto, e ci vanno tutti gli anni. Ti dicono: cosa vai a fare? Perdi un giorno di lavoro? Ma tu i controlli devi fare quando stai bene, li devi fare quando stai Certo. male. E questa è la base anche di come imposto il lavoro con i miei clienti. Lui, ho un paio di osteopati davvero bravi, ho un medico chirurgo specializzato in psicoterapia. Qua la gente si metterà a ridere, ma dovreste andare da loro Certo. prima che un bodybuilding coach, perché prima devi conoscerti, no? Lo diceva anche Socrate, conosci te stesso e poi capisci un po' cosa puoi fare. La collaborazione con altri professionisti della Importante. salute è fondamentale, fondamentale. Il coach non può essere onnisciente. Poi è ovvio che sappiamo bene che nel bodybuilding agonistico ci sono alcuni aspetti, alcuni passaggi dove solo un coach con molta esperienza e cultura specifica riesce a dire qualcosa per un insieme di Certo. motivi. Però Credo che sia proprio questo il discorso, che il preparatore dovrebbe essere sicuramente rimanere nella sua sfera, però poi essere anche un direttore di orchestra, nel senso che chi si prende cura dell'atleta, se vede che c'è una necessità, deve essere abbastanza intelligente da capirlo e ancora più intelligente da rimandare a un professionista esterno, che può voler dire: assolutamente. ok, c'è questo quadro di analisi che secondo me va sottoposto a un diabetologo piuttosto che a un endocrinologo, piuttosto che dal gastroenterologo, oppure anche Bravo. trovarsi in una situazione di dire: guarda, secondo me devi farti comunque assistere, tra virgolette, anche da un professionista in ambito psicoterapeutico, perché magari la gestione della gara, e qua purtroppo c'è poca cultura da questo punto di vista in Italia che sembra: oddio, fa brutto che vada dallo psicologo. Ti Ragazzi, ci faccio la sono. domanda. Vai. Quanto costa una seduta media da un psicoterapeuta? 70-80 euro? Sì, più o meno. Il bodybuilder medio, dopo mettiamo il bip, cosa acquista con 70-80 euro? Infatti, la risposta lo stavo per dire: ma con quello ci compro due vial. Cioè, capisci? E dopo parliamo di niente. No, è quello il problema. O con le analisi, la stessa cosa. Sai le volte in Tutti cui. i miei clienti arrivano con le analisi del sangue, se no posso stare a casa. Bravo.
È esattamente la stessa cosa. Sai quante volte quando ci sono conversazioni e cose senti dire: ma vabbè, ma quanto costa un'analisi? Quanto costano un'analisi? Ci prendo 2 vaiali in più. Cioè, ragazzi, stiamo scherzando? Stiamo Molto scherzando? male, molto Oppure male. ragazzi che dicono: praticamente la terapia OTC per insomma tutti i prodotti, eccetera, mi costa anche di più di. Ragazzi, cioè, È giusto. è così deve essere. Ma ringrazia il cielo, ma ringrazia il cielo. Ringrazia il Ma cielo. il problema, Ludovico, è che la gente mette le storie su Instagram quando sta bene, quando ha 50 di braccio, Bravo. non le mette quando sta poco bene. Io non auguro a nessuno di stare poco bene, però vi assicuro che non è divertente. Esatto. Quindi, tornando al discorso dell'allenamento, Bene. tuo approccio, allora, connessione mente-muscolo. E su questo mi trovo perfettamente d'accordo, nel senso La va connessione stabilita. mente-muscolo deve arrivare a uno step superiore. La connessione mente-muscolo è il terzo step, cioè il sapersi allenare. Tu, una volta che ti sai allenare, che sai che se spingi attivi di più una fibra che un'altra, poi secondo me è scorretto dire che tu alleni più un muscolo con un movimento. Tu forse riesci a mettere parzialmente fuori uso altri movimenti. Non so, se fai lo squat powerlifting style, usi un po' meno i quadricipiti, per dire, non è che usi di più gli Certo. altri muscoli. E dove erano rimasti che ci sono persi? Dicevo, il tuo modo generalmente di allenare, di Sì. approcciarti all'allenamento. Allora, adesso sto un pochino mettendo a punto, cioè appunto no, però non è un metodo, però un'idea poi da cercare di riprodurre già, è già qualche mese che sta funzionando bene, direi. Tendenzialmente parliamo di atleti avanzati. 5 volte a settimana in palestra, che poi possono essere variabili. Dico sempre, ragazzi, anche se arriva la speed allenamento, se è diviso in 4, in 5 o in 6, voi pensate ai giorni nei quali vi allenate e poi al limite andate a rotazione, no? Bah, Poi anche te. amen, grazie. Io direi grazie cioè, Totalmente dovrebbe d'accordo, essere. totalmente d'accordo, totalmente d'accordo. Io ho spesso split su 3 giorni fatte su 5, split su 4 giorni, però con una frequenza 5 volte a settimana. Cioè, vai in rotazione e ricominci dall'inizio, non è che c'è panico. Poi se uno lunedì vuol fare pec e bicipiti, che li faccio, questo devo dire. Sì, Però sì, sì, sì. ci siamo capiti. Quindi direi un avanzato 5 volte a settimana, mediamente. Sia supportato che non, quindi tipo un 3-1-2-1. Okay? Vedo il cardio tendenzialmente sempre presente, ovvio con diverse modalità. Se uno deve dimagrire, se uno deve mantenersi, se uno deve anche crescere, il cardio è assolutamente importante. Il cardio fatto in un certo modo non va ad inficiare i guadagni muscolari, ma va ad alimentarli, a favorirli, creare un ambiente migliore, una migliore salute, una migliore performance cardiovascolare, una migliore capacità di recupero, una migliore capacità di regolare la glicemia e quindi la sensibilità insulinica. Quindi se non avete voglia di fare cardio, non fatelo, ma se lo fate meglio, con i dovuti modi. Quindi ritornando ai nostri 5 giorni, negli ultimi tempi sono orientato a un pull push legs, ok, classico, cioè classico, insomma, secondo me è molto molto valido, e poi dopo diremo come. Un giorno di riposo o cardio, quello che uno vuole, e gli altri 2 giorni della settimana una specializzazione a testa, un giorno su upper body, un giorno sull'lower body, a seconda dei muscoli carenti o che si vogliono portare più avanti. Quindi potrebbe essere attualmente che sta funzionando bene su diversi atleti agonisti: push pull legs, rest, specializzazione spalle, e l'ultimo giorno non so, specializzazione femorale bicipiti, per Bello. dire, una cosa del genere. E come è strutturato l'allenamento? Anche qua, quando mi dicono quello, come vi ho detto prima, perché quello fa così, mi colpisce uno che mi dice: faccio questo perché ho voglia di provare, cioè, però mettici un po' di tuo, no? Certo. In quello che fai. E solitamente può essere diviso in 5 punti, diciamo, l'allenamento,
La prima parte vedo produttivo andare a non ad allenare, ma a muovere, a far intervenire i muscoli antagonisti al primo movimento che vuoi fare. Non so, tu vuoi fare la panca inclinata? Primo esercizio rial delts, 4-5 serie, ripetizioni lunghe. Intanto riscaldi l'articolazione, intanto porti sangue, il principio dell'iperemia, dopo vedremo anche l'alimentazione. E uno dei principi base, secondo me, dell'allenamento è che un muscolo, per contrarsi efficacemente, deve riuscire ad allungarsi completamente. Quindi, se tu prima vai a contrarre l'antagonista, quello che nel secondo esercizio diverrà l'agonista, si è già abituato ad allungarsi. Bello. Questo è il primo punto. Il secondo punto, non mi piace tendenzialmente partire subito con l'esercizio base, almeno un esercizio di preattivazione, che non è preaffaticamento, è diverso, preaffaticazione anche neurale, mi piace, mono, molto articolare. Poi allenamento vero e proprio, iniziamo l'allenamento con un compound. O un complex è più difficile, di solito un compound exercise, ripetizioni medio-basse, comunque non sotto le 5, so 6-8 ripetizioni. E quello che mi interessa molto, che non sento fare praticamente mai, intanto mi interrogo sul perché, e molti si concentrano nel time under tension sulla negativa, ok? Quando in realtà la velocità della positiva, secondo me, è fondamentale. E pochi ne fanno. Quindi, primo esercizio pesante con positiva esplosiva. Esplosiva, tu sai bene che non vuol dire fatta male. Esplosiva vuol dire con il maggior carico possibile, il più velocemente possibile, per avere un impulso di scarica maggiore, per avere un maggior coinvolgimento di fibre muscolari ad alta soglia di attivazione. E questo secondo me è fondamentale, ma proprio anche come legge fisica, no? La forza cos'è? Forza uguale M per A, massa per accelerazione. Cosa succede? Su un atleta avanzato, solitamente il peso che muovi, ok, sì, un po' può salire, però più o meno è quello. Uno più o meno fa, non so, 120 kg di panca inclinata, 6-8 colpi. Dopo anni di allenamento, più o meno sono quelli. Quindi F uguale M per A. Poniamo che M sia più o meno fisso, cioè il carico più o Certo. meno è quello. Okay. Noi per aumentare la forza, e a maggior forza abbiamo un maggior coinvolgimento di fibre. Su cosa possiamo lavorare? Sull'accelerazione. Quindi sul tempo che ci mettiamo sulla variazione di velocità all'interno di questo tempo. Quindi per me la positiva molto esplosiva è molto importante. È ovvio che bisogna saperlo fare, ma allora torniamo al discorso di prima, dell'unconscious competence. Certo. Quindi questo come primo esercizio, come sempre per dare una logica, no? Quindi abbiamo avuto antagonista, preattivazione, primo esercizio esplosivo, quindi ipertrofia del sarcomero, secondo esercizio, stress meccanico, nessuno inventa niente, però cerchiamo di seguire un po' un iter, ogni Certo. tanto prima di fare una scheda, aprire un libro, magari potrebbe avere un senso. Stress meccanico, quindi un secondo esercizio con un time under tension diverso, qualche secondo in più di negativa, la positiva normale, cercare magari un superset, cercare comunque pompaggio muscolare, sottoprodotti dell'allenamento, acido lattico, stimolo di GLP-1 e quant'altro. Un terzo esercizio che può essere un finisher con anche un occhio alla componente del danno muscolare, quindi magari eccentriche più prolungate, super stretch, isometrie, pump finale, insomma tutto quello che concorre a sfinire il muscolo. Quindi, Il tu dimmi. scusa Alberto, facciamo un esempio di un allenamento di petto per rendere più concreto anche per i ragazzi. Sì. E diciamo, inizio per esempio con una real delt machine, Bravo. giusto? 4-5 serie e 20 colpi. Vai, quindi sono bello caldo, attivo subito una componente di propriocezione anche scapolare. Quindi, diciamo, tutto il Bravo, blocco è bravo, attivo, però il muscolo bravo. non è affaticato. Quindi, ho Ragazzi, il qua il distretto. discorso di prima, quando fate il petto, pensate alla schiena.
Se dovete pensare a qualcosa, se, no, se pensate al tetto non crescerà perché Perfetto. vi ingoppite, no? Secondo un esercizio di attivazione, Qua faresti più un isolamento o per esempio una chest press? può essere una chest press non pesantissima, può essere una croce su panca inclinata, magari ibrida, durante un po' di spinta, Ok, bello, mi ok? piace. Durante un po' di spinta, e poi non so, chest incline pesante. Ignorante, cattiva. Chi è il culturista che si allena meglio? Lo dico. Dimmi te. Branch Warren. Vabbè, Me l'avevi detto. che discorsi. No, ma si allena male, no, ma si allena. Intanto provate a farlo voi, no? Uno che si rompe il tendine, il quadricipitale a settembre e vince l'arno da marzo con una genetica strutturale perlomeno discutibile. Quando vedete questa gente che si allena, che può essere lui, che può essere Ronnie Coleman, che può essere chi vi pare, Sandò. Sandò, pensate sempre che questa gente è pagata per fare i pesi. Voi pagate i pesi, pagate gli integratori, pagate il coach, pagate la palestra, pagate tutto. Questi sono pagati per fare i pesi da 20 anni. Secondo voi sono cretini? No. Sai che c'è che per arrivare a questa capacità di reclutamento dei distretti di Branch, di Coleman, di Sandow, alla fine è sempre quello il discorso, cioè non dovete rapportare o non dobbiamo rapportare a noi stessi, perché è logico che se io mi allenassi come Branch Warren non avrei quella capacità genetica di reclutamento che ha lui. Certo. Se lui cresce è perché il reclutamento è perfetto, ma se tu lo vedi Branch, e infatti è una cosa che dico, è così, è Io preciso. lo volevo dire adesso, voi guardate dove va il bilanciere, non dove va il corpo. Guardate Esatto. quando fa 20 colpi di lento avanti con 140 kg, tutte le ripetizioni uguali, il bilanciere che sbatte. L'esecuzione esplosiva, se voi non mettete fermi, quando fa un po' di rumore, il bilanciere che si muove un pochino, ecco quello è esplosivo. Che è controllato. Io distingo sempre esplosivo e scattoso, sono due cose diverse. Voi non dovete Bravo. essere scattosi, dovete essere esplosivi. Esplosività vuol dire massimo controllo. Certo. E molti diranno, però si fa quello, cresce, usa anche i trapezi, fa le alzate laterali e usa anche i trapezi. E io dirò, va bene, intanto cresceranno anche loro. No? Cioè, intanto voglio dire, nel bodybuilding agonistico non c'è problema di sovrabbondanza di muscoli, no? Coleman nel 2003, quando è arrivato, che sembrava un alieno, non gli hanno detto, no, guardi, lei è troppo grosso. Quindi non preoccupatevi se intanto crescono anche gli altri muscoli, preoccupatevi di reclutare quelli che vi servono di più. Questo No, è più in che dubbio. altro finché l'atleta sul palco presenta una certa simmetria e sinergia tra i distretti, non se ne fa un problema. Cioè, se Branch Warren, è logico, sale sul palco senza spalle, con solo trapezi, allora sarebbe Bravo. un problema. Ma visto che Certo. sale come Branch Warren, ragazzi, chapeau, basta, funziona. Non è che c'è tanto da aggiungere. Certo. A un certo punto anche questo, no? A me fanno ridere perché molte persone sono tipo quelli che guardano le partite di calcio dal divano e criticano tutti, allenatori, giocatori. Cioè, ragazzi, loro stanno là. Punto. Voi non state là. Quindi mettersi in dubbio, in discussione, potrebbe essere una buona idea. Semplicemente Certo, questo. come dice Milo Sarcev, che lui ce l'ha con il computer nerd specialist, no? Cioè, la tastiera va bene fino a un certo punto. Esatto. Senti, quindi tornando al petto, chest incline, quindi esplosivo e tutto il resto, poi dopo un esercizio di stimolo meccanico. Stimolo meccanico, non so, potrebbe essere sempre dumbbell press, magari 301, dumbbell Ok. press 301. In superset con, non so, croci basse, per dire, per congestionare un po' il muscolo, e poi alla fine qualche tecnica con negativa molto lenta, tipo i cavi, qualcosa del genere, da finire con un pochino di super stretch di massimo allungamento, e dopo un po' di posing. Alla fine, mette la componente del posing. Aiuta sempre, ma non aiuta solo gli agonisti perché devono posare, aiuta a capire cosa avete stimolato. Ne parlavamo con Giuseppe, infatti. Diciamo, quindi sono quattro esercizi per distretto, per il petto in questo caso. Sì, sarebbe una cosa del genere, però i secondi tre che abbiamo elencato, sì, sono la vera parte attiva, sono quella, però Certo. in tutto sarebbero 4 più 1.
antagonista, preattivazione, e i tre con le tre componenti Perfetto. dell'allenamento. Sì. Questo è un pochino l'idea che adesso sta funzionando bene. Con un po' di ragazzi, da un po' di mesi siamo riusciti a. Ti chiedo anche questa cosa, con le gambe come ti comporteresti da questo punto di vista, in questa struttura? Inizieresti con un antagonista, quindi immagino un leg curl, per poi passare a un rep, Bravo, ok? bravo, come insegna, mi sembra sia Peter che John Meadows. Sì. E Platz, vedo prima che di John. funziona meglio, cioè ti senti meglio quando vai sotto lo squat. Terribile, sei molto più stabile, c'è questa stabilità esasperata proprio. Ti È senti bello quello. attivo, bello compatto e puoi andare in accosciata. Con tutto che io continuo a dire sempre, gli esercizi di spinta, i compound di gambe, leg press, hack squat, eccetera, i femorali intervengono pochissimo. La gente non si rende conto, non sono esercizi onnico, sono quad dominant, ma terribilmente. Se c'è una componente di estensione dell'anca, ragazzi, è il gluteo, o almeno dovrebbe essere il gluteo a lavorare. Sì, ma poi anche lì molti non sanno di cosa parlano perché non sanno basilarmente i muscoli, cioè la joint action dei muscoli. Sì, ma sono cose, ripeto, base, no? Non, però devi sapere più o Certo. meno cosa fa un bicipite femorale che può estendere l'anca, che può flettere il ginocchio, che però Certo. estende l'anca, il gluteo è più importante, e però il gluteo funziona anche come abduttore ed extrarotatore dell'anca. Cioè, ripeto, non sono cose. Sono proprio la La base. base. Senti Alberto. Comunque, potrei dire un leg curl e poi magari dopo uno da scegliere se l'esercizio pesante potrebbe comunque essere lo squat o l'hack squat. Prima di quello magari fare qualche i buon vecchi, se uno soprattutto pesante, i culturisti, i buon vecchi affondi in camminata molto lenti, come li fa Kai Greene, sollevando l'altra gamba, non la solleva perché è bello, la solleva perché se tu sollevi l'altra gamba, l'anca della gamba che si estende, si estende completamente, si contrae. Quindi magari quelli, e poi magari passare a squat o hack squat sul primo esercizio molto esplosivo, leg press incline come secondo, e poi un finisher, mettere insieme un giant set. Mi piace molto ultimamente anche, non so, fare curl, leg curl pesante, leg extension pesante, poi subito curl leg extension, quindi sono sei esercizi, cioè sei serie con due soli esercizi, Ah, leg curl, leg extension, leg curl extension, grande congestione, e anche lì posing finale, anche se non devi gareggiare, posing ovvero contrazione statica. certo. Utilizzo di macchinari piuttosto che pesi liberi, fai differenziazioni o quello che sente l'atleta è quello con cui lavora bene? Quello lì è anche tanto il feedback che mi dà l'atleta. È ovvio che l'esercizio col corpo libero o li riesce a fare veramente in modo produttivo o no. Qua volevo fare un piccolo appunto sul buffer, o quello che è inteso come tale. Perché è difficile far allenare la gente a buffer? Non perché non funziona, perché la gente non sa qual è il loro grado di effort, di intensità. Quindi se tu dici tieni due ripetizioni in riserva e uno ne tiene 10, Sempre così. che fai? Sempre così. Benissimo. Quindi tendenzialmente sono per il cedimento tecnico quello. E magari, ovviamente, in certi esercizi, cioè se tu fai un curl alla macchina, lo puoi anche sporcare, puoi fare anche le mezze, puoi fare anche le negative, ti puoi far Certo. attaccare uno, cioè, ma non muori. Magari su certi esercizi, come dove non sono per il cedimento, anche forse un po' prima del cedimento tecnico, potrebbe essere squat, stacchi da terra, cioè esercizi che se sporchi poco la forma, rischi veramente di farti male. Certo, ma no, questo assolutamente. Senti, abbiamo accennato a Giant Set, abbiamo accennato a lavori metabolici e a Milosh. Quindi, Sì. approccio della pre-workout nutrition tuo, quindi pre-intra e post, diciamo soprattutto intra. Ma è fondamentale, no? Come dice Milos, tu manderesti un aereo da Londra a New York senza persone, non ha molto senso, no? Quindi il momento dell'allenamento è, secondo me, il momento più anabolico che c'è assoluto, in assoluto, e lo dico da tanto tempo, anche grazie a lui.
Io dico sempre che, come dico, Milos, come Michael Hermo, altri mi ispirano molto, però se leggi quello che faccio fare io, non è quello che fa fare lui, perché credo che, insomma, ho idee un pochino diverse, anche se partono da lì. Nel senso che comunque ogni contrazione muscolare apre la cellula a ricevere nutrienti. E oltre a questo ci aggiungi il fatto dell'iperemia, quindi hai un sangue, che una percentuale di sangue più elevata nel muscolo. Sarebbe uno spreco ai fini anabolici allenarsi senza un supporto dentro. Quindi, a parte il discorso degli zuccheri, che è un po' controverso, dopo lo affrontiamo, sicuramente tutte le sostanze nutritive, sia per i muscoli che per la performance, quindi amminoacidi essenziali, creatina, citrullina, un pizzico di sodio. Questo. E Per per quanto riguarda i carboidrati, invece? quanto riguarda i carboidrati, sicuramente presenta una fonte sia during che post. La fonte da prendere post, io aspetterei a prenderla un 15-20 minuti dopo la fine dell'allenamento, soprattutto se tu hai fatto il during workout. A me piace mettere anche un pochino di cardio, spesso a fine allenamento. Ma tipo 10 minuti intensi, non tanto. Intensi. Perché è ovvio che sì, cioè diciamo in soglia aerobica, Ok. quindi aerobici, perché tu cosa fai? Con l'allenamento vai a liberare trigliceridi, vai a liberare acidi grassi, che verosimilmente sarebbe buono ossidare con l'allenamento. Quindi Certo. la fine dell'allenamento può coincidere sia con un momento molto buono dal punto di vista anabolico. Ma ci può essere anche una certa componente di politica, e ho visto che se fai veramente 10 minuti, non di più, 8-10 minuti di cardio, sempre in modalità aerobica, la body fat ha dei grossi benefici e nello stesso tempo riesci, tanto dovresti aspettare, almeno io faccio aspettare un pochino prima di mangiare, ok? Quindi nello stesso tempo hai dei benefici dal punto di vista ossidativo sulla massa grassa e riesci un pochino andare a ristabilire quella calma delle surrenali utile per poi andare a mangiare. Sappiamo che non è ottimale andare a fare post workout con cortisolo alto, situazione di stress, noie allo stomaco. Certo. Quindi quei 10 minuti lì, piuttosto che stare seduti in spogliatoio, io 10 minuti di cardio li vedo tendenzialmente bene. Poi dipende dagli atleti, Certo. dipende dagli atleti. E chiaramente carboidrati dopo è il momento più importante per mangiare carboidrati, sicuramente il post workout, ma non ma i. Perché la sintesi del glicogeno non avviene con uno o due pasti. Boh, bene. Può richiedere 24 ore o anche di più se è completamente depleto, vedi il capsule di impregnare. E quindi voi mangiate carboidrati dopo l'allenamento. Prima dell'allenamento dipende. Io credo che facendo una macrodivisione nel ideale, cioè solo non ha niente da fare, è creare un primo momento della giornata lipolitico. Quindi risveglio, un po' di cardio antistomac e una fonte di proteine e magari pochi grassi. Io non sono tanto favorevole ai grassi diretti sulla dieta, lo dico per esperienza su atleti e anche sulle donne. Ok. Perché si dice che le donne hanno bisogno tanto di grassi per la produzione ormonale, quello che ho visto io su tante atlete, che ti ripeto, sono chissà che, però un po' ne ho viste, è che la componente più importante sono le calorie sulle donne. Io ho visto donne, atlete in pre-contest o comunque approcci simili, alle quali è tornato il ciclo mestruale, togliendo i grassi diretti dalla dieta, quindi mangiando solo grassi saturi della carne e alzando la quota di carboidrati. E io ho fatto questo ragionamento, quindi se tu non metti grassi esterni, ok, vuol dire che comunque i grassi, il colesterolo contenuto nei grassi saturi che tu mangi, quindi prevalentemente carne e tuorlo, è sufficiente al sostentamento del metabolismo degli ormoni steroidei femminili Sì. Guarda, in nutrizione questa è una cosa che dei grassi ed è riconosciuto anche dal ramo nutrizionismo generale, nutrizione clinica e tutto il resto. La cosa che si dice è che
I razzi è molto più importante la qualità della quantità. Quindi a livello di quantità si parla di anche arrivare al 15% delle calorie, se non sotto. Quindi realmente parliamo di 30-35 grammi di grassi al giorno per molte persone. La cosa importante è la qualità. Quindi appunto una buona carne, una buona provenienza della carne e il tuorlo, che è una fantastica fonte. Sono fonti sicuramente Fantastici. interessanti, grassi che vengono dall'avena. Quindi no, mi trovi d'accordo a questo punto di vista e sicuramente il discorso calorico sulle ragazze è importante. No, mi trovo poi anche d'accordo sul discorso del post-workout. Infatti, i ragazzi sempre l'impostazione è intra, post-workout e post-post. Quindi post-workout è il pasto dopo e il post-post è il pasto che si fa dopo 2 orette, che è Quello è altrettanto, importante. altrettanto glucidico, perché è Sì, un processo di costruzione. assolutamente. Magari cambiando le fonti, magari molti metto il post, non so, crema di riso idrolizzate e il post-post, boh, tipo riso e pollo, più o Sì, meno. per esempio, insomma, un po' più easy. E poi cosa stra importante, mangiate i carboidrati la sera. Sono fondamentali. Cioè, a parte per sicuro fanno dormire, ti fanno addormentare, cioè il Rilascio e sonno serotonina. postprandiale non è un modo di dire, è che funziona così, quindi è molto molto importante. Senti, un accenno, visto che abbiamo parlato di Milosh, così chiudiamo il capitolo della peri-workout. Se sei o meno d'accordo, perché ci sono tanti rumors, diciamo, ultimamente, e tanti scontri anche con Dave sul suo canale. Ma Palumbo lo chiama perché si Sì, diverte, no, perché infatti l'impressione che ho avuto è quella. Senti, è un monoargomento lui, però fa ridere. ascolta, sei più o meno d'accordo sull'utilizzo di insulina da parte di Milosh? O come la dice lui, insomma, come. Assolutamente. Non siamo qui a proporla, però lui ci spiega No, come no, no. funziona ed è così. Ma ancora la gente dice no perché stai male. Ti viene il diabete, allora è un ormone che è nato come ormone salva vita. Cioè, se tu non produci quella, è un ormone salva vita. Quindi, prima di etichettarlo come ormone della morte, capite cos'è nel suo senso primario. È ovvio che, come tutti gli strumenti, vanno saputi contestualizzare. E utilizzare. È una cosa che non mi piace tanto, e in questo l'appoggio adesso in tanti, anche nel natural bodybuilding, alcune correnti di pensiero un po' assolutiste non fanno la gara che è più muscoloso, fanno la gara che mangia più carboidrati, pensando che sia una cosa da valutare, pensando che l'onere richiesto al pancreas della produzione di insulina sia una cosa che faccia bene, e che questa produzione possa essere illimitata senza creare effetti collaterali. E invece questo, quello che propone Milos, può sicuramente avere un vantaggio, perché andrebbe a togliere del lavoro al corpo, perché noi non siamo, cioè non è un corpo normale quello di un culturista. Io ho atleti che mangiano 150 grammi di zuccheri during, 150 dopo, 200 ancora dopo e 200 prima della letto. E hanno l'addome, non hanno grasso viscerale, e hanno una glicemia bassa, quindi stanno bene, diciamo, però capiamo che non è una condizione normale, e non essendo una condizione normale, uno può scegliere se adattarsi, no? Come dice Milo, insulin can be your best friend or your worst enemy, Sì. più questo. Senza poi molti sottovalutano gli effetti indiretti che ci sono sull'abbattimento del cortisolo, sulla valorizzazione di quello che è la produzione di IGF-1, quello che gli americani chiamano IGF-1 tail, e quindi sono tanti tanti effetti potenzialmente validi in atletica che vogliono prendere in considerazione, e chi punta il dito perché spesso non sa di cosa si parla. È molto semplice, perché anche gli esami del sangue hanno ragione, cioè non è lei che ti fa venire il diabete. Il diabete cos'è? È che quando tu hai molti zuccheri nel sangue, ok? Lei cosa fa? Si alza, Li porta via, botto, sì. cioè li porta via. È un ormone ipoglicemizzante. Il diabete è una condizione di iperglicemia. Certo. Cos'è che crea iperglicemia?
l'ormone della crescita. Quindi il dito andrebbe puntato su di lui, non Certo. sull'insulina. L'insulina cura il diabete, non fa venire. È ovvio che se voi tutti i giorni usate insulina lenta per 5 anni, il vostro pancreas non lavora mai, probabilmente una volta tolta sarete diabetici, però è una condizione limite. È che la gente molto non sa di cosa parlano. Io, una cosa che mi fa sorridere è che molti non pensano che tu la conoscenza, insomma, la conoscenza la puoi anche comprare, nel senso tu studi, ok, leggi, se non sei sottosviluppato apprendi, la conoscenza la puoi comprare, ma la competenza, ovvero quello che tu fai con la conoscenza, l'esperienza abbinata alla conoscenza, la puoi solo conquistare. E come la conquisti? Col pensiero, no? La Certo. conquisti con il ragionamento, col metterti in gioco, come dicevi tu prima, no? Come diceva Socrate che non sapeva, che So sapeva di di non non sapere. conoscere, Ma so di non sapere. quella è la base, perché veramente di tante persone che ci sono in giro, se poi inizi a fare un po' di domande, che scendi un pochino nel dettaglio, ma anche personaggi molto famosi del nostro mondo, ma molto. E dall'immagine quasi aulica, no? Inizia a fare un po' di domande, ma ti ripeto, non di neuroscienze. Cioè, la gente brava, Il secondo banale. me, fa altro nella vita. La gente brava salva le persone, la gente brava fa Bravo. investimenti multimilionari. Noi lavoriamo, ma ci divertiamo anche. Però quando inizia a fare domande, le loro convinzioni vacillano. Allora dopo Certo. ti evito, è così. E invece non c'è niente di male a dire, guarda, non lo so, anche ogni tanto scrivo a qualcuno, dico cosa ne pensi di questo, non mi è chiaro una cosa, tipo Certo. ieri ho contattato un mio amico medico perché non mi era chiaro il ruolo del trittofano e lui stanotte, davvero nerd, mi ha mandato 10 slide, adesso le vado a leggere, però cioè, io ho detto guarda, non mi è chiaro, vorrei capire perché e dopo ci guardi. Certo. No, no, guarda, totalmente d'accordo. Purtroppo è uno di quegli aspetti in cui c'è tanta. È forse il pad in cui c'è più ignoranza in assoluto. E poi è logico che un conto è utilizzarlo nel giusto modo, un conto è abusare così a caso perché fa prendere peso, c'è l'illusione che ti crei più guadagni e tutto il resto. Quindi sicuramente sì. Funziona, se lo sai usare funziona, non da solo. Può fare la differenza, ma se lo sai usare, sennò fa danni. Come dice Esatto. assolutamente, su questo mi trovo d'accordo. Senti, invece, da un punto di vista di nutrizione in generale, quindi Sì. l'aspetto nutrizionale, detto quindi tendi ad essere un po' più carbo-oriented, diciamo, piuttosto che sui grassi. Rispetto ai grassi, sì. Allora, consideriamo una cosa, una macro considerazione, no? Negli anni 90, cosa c'era? La paura dei grassi, no? Sì. Era tutto fat free, fat free, fat free. E poi negli anni 2000 i carbo sono diventati il diavolo. Quindi tutto low carb, diet coke, diet tutto, però la popolazione media è sempre più grassa. Quindi questo ti dimostra che comunque l'educazione può fare la differenza. E anche riguardo alle proteine, sai, una volta culturisti bisogna tantissime proteine. Forse erano un po' tante, però erano poi anche in forma, diciamo. E poi è venuta la lotta alle proteine. Le proteine fanno troppo male e quant'altro, va bene, si possono in parte sostituire con gli essenziali, va bene. Però gli approcci tendenzialmente high protein, low fat e carbo, a seconda della sensibilità del soggetto, sono quelli che io vedo funzionare meglio e che comunque gli esami del sangue accettano. Quindi una quota Certo. proteica abbastanza elevata, il problema è che mangiare molte proteine è noioso, non sono buone perché non è. Carbo a seconda della tolleranza del soggetto. E sempre comunque presenti pre e during workout, anche pre-contest. Tutti i Totalmente miei d'accordo. atleti, lo puoi chiedere, anche qualche donna, in maniera minore, un pochino di carbo during e post, sempre da tenere. Perché il senso cos'è? Se tu non crei un momento anabolico, come ti dicevo prima parte della giornata è un momento lipolitico, puoi fare un po' di cardio, puoi tenere la glicemia bassa, secondo momento della giornata magari una fase di mantenimento, di recupero.
E poi scatta il momento anabolico, pre, during e post workout. E se tu anche pre-contest non crei un momento anabolico durante la giornata, non ha senso che ti alleni. Cioè, se tu vai ad andare in palestra per indurre solo catabolismo, non lo vedo, Certo. non lo vedo intelligente. E questo Milos lo fece ragionare, fece fare questo ragionamento suo padre tanti anni fa. Lui dice che era un neuroscienziato, non so se è vero, però il ragionamento ha senso. E gli disse: scusa, ma perché devi, il giorno dopo devi fare il piano terzo della casa? Perché devi tirare e ritirare giù anche il secondo e poi ricostituire il secondo e il terzo? Vai avanti, quindi crea un momento anabolico anche durante l'allenamento. Poi magari pre-contest questo momento non potrà essere puramente anabolico, ma sarebbe già tanto che fosse anticatabolico, perché se tu Certo. riesci a iniziare la preparazione e a finirla con gli stessi muscoli o un 10% in meno, hai già vinto. Però Certo. anche qui ci vorrebbe sempre un po' di idea dietro l'allenamento. Poi ognuno ha le proprie idee, se ne può parlare, però intanto se si riesce ad argomentare di qualcosa, è piacevole. Ben venga. Tu come la vedi? No, sono totalmente d'accordo. Totalmente su questo aspetto pure. L'unico discorso è un po' il quantitativo proteico. Tu su quanto ti orienti come cifre? Fonti pulite, magari considerando il peso assoluto del soggetto a una buona body, per, non so, 100 kg, 10%, non so, 100 kg con l'addome, non poi troppo alto, insomma, tra i 250 e i 300 grammi di pro effettivo. Ok, mi Ci ci sono provo. approcci molto più alti. Io ho trovato dei 400 grammi, secondo me è Sì, troppo. 4-5, ho visto. Anche lì Milos dice: Never been under 500 gram of protein. E dice: il mio addome è così, va bene, però cioè, stai male, ti incasini quando digerisci. Certo. Mai, come dice lui, dice: steak needs forever to be digested. No? Che ci vuole una vita per digerire. Poi lui fa ridere, vabbè. Però anche quello, se tu hai sempre il meccanismo di digestione in atto, Certo. scomodino. Tu ti ritrovi più o meno in quelle cifre? Sì. Un 2,53 grammi per chilo, assolutamente. Quello. Ci siamo. Sì. No, anche su questo. E i grassi, come ti ripeto, è un discorso molto di qualità, quindi a me interessa più che altro che l'atleta li prenda da fonti qualitative il più possibile, che abbiano impatto antinfiammatorio, che ci sia una componente di omega 3, quindi questi Omega 3 sono. molto elevati, EPA più DHA. E Sì. io anche riguardo gli integratori ho visto degli integratori funzionare alla stregua di farmaci. Io ho visto il riso rosso fermentato, che adesso tra l'altro hanno anche ridotto un po' i quantitativi. Una volta mettevano 10 mg di monacolina K, adesso ne mettono 5, però su soggetti veramente con l'LDL molto alto, ho visto perdere 180 punti in 4 mesi, da 320 a 140, con la dose doppia. Due compresse di Colidix, tanto sappiamo cos'è, da 320 a 140, cioè Mazza. è veramente tanta roba. I trigliceridi da 170 a 75 in 4 mesi con 10 grammi di Omega Pro al giorno. Funzionano. Che è la cosa che dicevamo prima dell'aspetto che dovrebbe essere curato dagli Sì, atleti. no, se gli esami del sangue non vanno bene, poi uno può fare quello che ti pare, però non fa per me, anche perché se tu adesso ti fermi e pensi a tutta la responsabilità che hai, Che scherzo. reale, la responsabilità reale, non quella che ti sembra di avere, perché su me quella reale è molto più grande. Scherzi. Perché tu pensi che influenzi completamente la vita di una persona, tu strutturi la vita di una persona, perché in pratica gli dici quando mangiare, cosa mangiare, quando allenarsi, Sì. cioè, Quanto tutta la sua dormire? vita. Quando dormire, fai parte dei suoi sogni, no? Perché comunque, quello, se il risultato non dovesse arrivare, Sì. e fai parte della cosa più importante della sua vita, che è la sua salute. E io penso che se tu ti fermi a voce ferme a ragionarci, Davvero. forse adesso non conosco le tue tariffe, però. Non penso che se pensi a tutta la responsabilità che hai,
Non penso che tu lo faccia per 200-300 euro al mese. Cioè, non è Assolutamente. quello, no? Certo. Perché è troppo poco per giustificare la... Anche perché ti piace molto. Assolutamente sì. Guarda, hai detto una cosa verissima. Veramente, veramente vera. Ognuno si dovrebbe fermare un attimo, sia come coach che come atleta, a ragionare su questo aspetto. Si sottovaluta veramente troppo. Poi ognuno fa la scelta di farlo, però capisco coach che dopo un po' di anni si chiamano fuori. Perché Sì. non, spesso non, è vero che uno dovrebbe trovare gioia nel dare, e poi ovviamente se fa uno scambio tu dai e ricevi degli atleti. Però è il discorso che facevamo prima dell'amore, no? Se ti fermi a ragionare, cioè tu vivi la vita di un altro, per l'altra persona, organizzi la vita per l'altra persona, è un po' grande come responsabilità. Totalmente. Bene Alberto, guarda, io ti ringrazio, ti ho rubato più di un'ora e sono arrivate Andate tante benissimo. domande, io ti chiederei anche di replicare più Ma quando avanti. vuoi, è stato con molto piacere. Magari se anche i ragazzi sulla tua pagina hanno domande, curiosità. Non abbiamo curato il discorso della formazione all'estero, che è un'altra bella cosa che abbiamo vissuto entrambi. Entriamo più nello specifico, assolutamente, assolutamente. Sì, poi anche stamattina, anche adesso vedevo che arrivavano le notifiche, sono arrivate altre domande, quindi assolutamente andiamo a approfondire diverse altre tematiche, anche perché credo che ai ragazzi si accenderanno molte lampadine già con questa diretta. Hai dato degli spunti super Ragazzi, interessanti. devono ragionate sempre sulle cose. Pensate una cosa: se uno sa una cosa, in meno di 30 secondi ve la fa capire. Esatto. Se no, cambiate strada. Fantastico. Bene, dai. Allora io ti ringrazio e rimandiamo alla Voi, prossima. mi raccomando, seguite Ludovico, mi raccomando. Se dico Seguite che bravo, Alberto. è difficile. L'altro giorno parlavo con un mio amico al telefono e gli ho detto: guarda, farò un podcast con un ragazzo, un coach, un educatore molto bravo. E lui mi fa: ma tu non hai mai detto di nessuno che è bravo? Capito? Ogni tanto qualcuno, cioè, ce n'è anche qualcun altro, e chi mi ascolta sa di chi parlo. Guarda, mi fa super piacere, davvero. Te l'ho già detto, io ho iniziato leggendo il tuo log su Bodyweb, come quello di, ecco, leggevo Gabriele, leggevo Aaron Pappa, per me siete tutti un po' dei miti, quindi stare qua a parlare con te e sentire queste tue parole mi fa veramente, veramente piacere, davvero. Bello, bello. A Grazie. presto, ragazzi. Ciao Alberto. Ciao, ciao, ciao.